extra pianificato per oggi, quindi se potete sedervi in, davanti alla stanza, ok, grazie, what? E riguardo al festival? Beh, più o meno. Dobbiamo fare veramente qualcosa per il festival. Non è che possiamo mettere insieme qualcosa di decente in, solo pochi, in così pochi giorni. Finiremo solo con imbarazzarci invece che attirare nuove persone. È anche una mia preoccupazione. Non faccio molte cose con le preparazioni all'ultimo minuto. Non preoccupatevi. La faremo semplice, ok? Faremo semplice. Non occorreranno altre componenti di decorazioni. Sayori sta già lavorando ai poster. E io ho scritto a qualche... Pamphlet sono in realtà delle cose politiche, cioè satirici sono. Sono poesie satiriche. Poesie satiriche. Sì, seriamente, parlano di politica. Che distribuiremo durante l'evento. Wow. Ok, va bene così e tutto il resto, ma questo non ci dice cosa faremo per durante l'evento. Ah, scusate. Pensavo l'aveste ascoltato ieri. Beh, ci esibiremo. Esibirsi. Monica? Sì, faremo un'esibizione di poesie. Ognuno di noi leggerà una sceglierà una poesia da recitare durante l'evento. Ma la parte divertente è che faremo recitare anche tutti gli altri. Ah, Sayori sta anche dettando dei poster in caso qualcuno si voglia preparare prima del tempo. Sayori, che stava colorando un poster, si alza per vedere. Ah, per farcelo vedere. Stai scherzando, Monica? Non mi hai già iniziato a mettere questi poster, vero? L'ho fatto. Pensi che sia così una cattiva idea? No! Non è una cattiva idea. Ma non ho firmato per questo, lo so. Non c'è modo che io mi esibirò in fronte a un gruppo di persone come quello. Concordo con Nazuki. Non lo farei mai nella mia vita una cosa del genere. Immaginandosi, Yuri scuote la testa un po' per paura. Ragazzi! No, Sayori. Capisco dove vogliono arrivare. Ricordi che Nazuki e Yuri non hanno mai condiviso le loro poesie con nessun altro fino a un paio di giorni fa. È molto chiedergli di esibirsi di fronte a una stanza piena di persone. Penso di aver sottovalutato questo aspetto. Mi spiace. Ma penso che comunque dovremmo fare il nostro meglio. Siamo gli unici responsabili per il destino di questo club. Quindi se cominciamo l'evento e mettiamo una buona performance, ispirerà gli altri a fare la stessa cosa. E più persone si esibiranno, riusciremo a mostrare meglio che... Cosa riguarda la... Esatto. Cosa realmente è la letteratura. Sì. Riguarda esprimere i tuoi sentimenti, essere intimo con te stesso, scoprire nuovi orizzonti e divertirsi. Proprio così. È per questa ragione che noi siamo tutti qui. Tutti qui in questo club oggi. Non volete condividere questo con gli altri? Ispirare a trovare lo stesso sentimento che vi ha portato qui in primo luogo? Lo so che volete farlo. So che noi tutti vogliamo farlo. E se vuol dire stare di fronte a una stanza per due minuti e recitare un poema, allora so che ce la possiamo fare. Nazuki e io rimango in silenzio. Se io ora sembra preoccupata, penso che non mi lascia nessun'altra scelta. Concordo. Non penso che sia troppo da chiedere. E penso che Sayori e Monica stiano provando veramente a ottenere nuovi membri. Il minimo che possiamo fare è aiutarli un pochino. Beh, magari, ma... Sembra che Nazuki non ha modo di controbattere. Ok, va bene. Penso che possa andare bene. Ok. Dio. Grazie, Nazuki. E Yuri, che dici tu? Yuri guarda le facce di tutti gli altri, le facce in attesa di tutti gli altri. Penso che non abbia molta scelta. Questo è lo spirito. Sei la migliore di Miri. Questo club sarà seriamente la mia morte. La madonna. Oh cavolo. Starei bene, Yuri. Ma comunque, spostiamoci sull'evento principale. Voglio che ognuno di voi scelga un poema. Faremo pratica a recitarlo in fronte a tutti gli altri. Non neanche per sogno! Monica! Questo è troppo improvviso! Beh, se non potete recitare il tuo poema in fronte ai membri del club, come vi aspettate di recitarlo di fronte agli stranieri? Oh no! Non preoccupatevi! Comincerò con aiutare tutti a essere un po' più a proprio agio. A loro agio. Posso andare dopo? Cioè, posso andare per seconda? Ah, sicuro. Ora, vediamo. Quindi apre il suo quaderno a una specifica poesia che ha in mente per se stessa.
si alza davanti al podio. Il titolo del poema è Il modo di, per volare, no, il modo in cui volano. Monica inizia a recitare il poema, la sua chiara e voce confidente riempie la stanza. Più che questo, la sua inflessione è pristina. Sa esattamente come applicare le emozioni dietro a ogni frase che recita, dando vita alle parole. È qualcosa che ha fatto prima, o è semplicemente naturale, o è un talento naturale. Mi guardo attorno. Tutti hanno i loro occhi su Monica. Sayori è strabiliato. Yuri ha un'espressione intensa, intensa sulla sua faccia, che non riesco a capire. Finalmente Monica finisce di recitare. Noi quattro applaudiamo. Monica fa un bel respiro e sorride. Quello... sei stato fantastico, Monica! Ah, grazie molte! Stavo solo sperando di... fare un buona impressione. Sì, darvi un buon esempio. Sei pronto a recitare, Sayori? Reciterò io per secondo. Oh, Yuri si è... accesa. Allora, non puoi leggere tra tu. Ehi! Non puoi tradurre letteralmente, cosa si è data a fuoco. È subentrata. Fired up vuol dire che si è infiammato lo spirito, no? Ah. Infiammato c'era. Sì, ma non si è data a fuoco a Cristo. Non ho detto quello. Questo è il benzina, io mi do fuoco. Yuri storpina un pezzo di carta tra le sue mani e si alza in piedi. Tenendo la sua testa bassa, cammina velocemente al podio. Questo poema è intitolato Yuri guarda con ansia ognuno di noi. Ce la puoi fare, Yuri. Si chiama la miseria. After Image, cosa vuol dire? Post immagine di un occhio crimson è sempre rumoroso, tipo. No. La voce di Yuri trema come comincia a leggere la poesia. Un momento fa aveva praticamente rifiutato di fare questo. Perché stai impegnando quest'anno nel farlo? Come Yuri finisce la prima linea, la sua voce cambia. Sembra quasi che... sembra quasi quello che accade a Yuri quando rimane assorbito dai suoi libri. Le sue parole si trasformano in sillabe affilate di una donna confidente. La poesia è piena di capovolgimenti. E la sua struttura... nella sua struttura le enuncia con un tempo perfetto. Deve essere una leggera visione del fuoco che arde dentro a Yuri, che arde dentro la testa di Yuri. Improvvisamente ha finito. Tutti sono ammutoliti. Yuri ritorna alla realtà e si guarda intorno, come se fosse stupita anche lei. E io... è tempo per me di salvare la situazione. Sono il primo a iniziare a applaudire. Tutti si uniscono a me e Yuri e danno a Yuri il riconoscimento che merita. Che merita. E non è che non volessimo applaudirle, siamo stati colti così alla sprovvista che ce ne siamo dimenticati. Dobbiamo essercene dimenticati. Non appena applaudiamo, Yuri tiene un poema stretto al petto. Che ho detto di male. No, e corre indietro al suo posto. Hai esitato un attimo. No, perché stavo pensando al pezzo dopo di frase. No, non l'ho fatto per quel caso. Yuri era veramente bello. Grazie per aver condiviso con me. Sembra che Yuri sia fuori dal conto. Ok, penso che sia... sarò la prossima. Adesso su dentro l'altra. No. Sayori salta su dalla sua sedia e cammina con felicità verso il podio. E pensavo subentrasse l'altra, tipo... Oh mio Dio, no, lo andiamo a tradurre questo... Mad... Oh, my middle. Il mio prato. O la mia lodola. Ma la vediamo. Scusate, è venuto a ridere. Che cosa? Perché? Sayori, è più difficile di quanto pensassi. Come ce l'avete fatta a farlo così... Facilmente. Con naturalezza. Pensa a non pensare al fatto che tu stia recitando davanti ad altre persone. Immagina che tu stia recitando te stessa, come di fronte a uno specchio, o nella tua mente. Così la poesia verrà fuori nel modo migliore. Capisco, capisco. Ok, allora. Sayori comincia a leggere il suo poema. In qualche modo sembra che la sua voce si combini perfettamente con il testo. La poesia non è sfrontatamente vivace come lo è Sayori. È serena e adulta. Se lo dovessi leggere sulla carta, non penserei... Non renderebbe... Cioè, se non lo leggesse Sayori non renderebbe così tanto. Ma sentirlo venire dalla voce di Sayori ti rende... Gli dà un significato completamente nuovo. Magari è quello che Sayori intendeva dire quando diceva che gli piacevano i miei poemi. È come se potessi andare più in profondità dentro qualcuno che conosco, in modo da conoscerlo per l'appunto
ancora e ancora. Sayori finisce e noi tutti applaudiamo. Ce l'ho fatta! Buon lavoro, Sayori. Cioè, bel lavoro, Sayori. anche a chi ti è piaciuto. Penso che sia un buon segno. Che cosa vuol dire questo? È uscito bene, Sayori. L'atmosfera del tuo poema è davvero bella. Ma potrebbe darsi che alcuni poemi non funzionano bene come in questo caso nel trasporto delle emozioni. Non ho capito. In altre parole, visto alcune poesie delle tue, sì, dove questo genere di voce non avrebbe funzionato, nel senso gentle delivery, consegna felice, sì, consegna nel senso il modo di leggere potrebbero volere un po' più di forza, dipende dal modo in cui stai leggendo. Oh, ho capito cosa intendi, mi sono esercitato su questo genere di cose, è solo che mi imbarazza farlo davanti a tutti. Beh, la prossima volta sceglierò un poema che ti impegnerà un po' di più. Abbiamo molto tempo prima del festival, lo sai? Ok! Ok, chi va adesso? Nazuki? Non fatemi andare prima di Kirito. Non è come se io posso competere con voi comunque. Ah, tanto vale che Kirito abbassi gli standard di tutti prima che lo faccia io. No. Nazuki! Va bene, va bene. Posso anche levarmelo dalle storie. Ma non è che ho così tanta selezione da cui leggere. Andrò con quello che ho scritto per oggi. Mi alzo in fronte a tutti, al podio, tutti mi guardano. Tutti hanno i loro occhi su di me, facendomi sentire terribilmente strano. Recito la mia poesia. Visto che non sono ancora così confidente con il mio tipo di scrittura, è difficile metterci energia. Nonostante tutto, una volta che ho finito, ricevo gli applausi. Scusate, non sono stato così bravo con tutti gli altri. Non preoccuparti riguardo a questo. È meno dovuto alla tua abilità e più alla tua mancanza di confidenza nella scrittura. È qualcosa che migliora col tempo. Sì, magari. Ok, va bene. E siamo arrivati alla fine, Nazuki. Sì, va bene. Vado. Nazuki re sotto la montagna e si alza dalla sedia e va verso il podio. Questo poema è chiamato... si chiama... Perché mi state guardando tutti? Perché stai presentando? Ancora. Comunque, questa poesia si chiama Salta. Nazuki fa un respiro profondo. Una volta che inizia a recitare il poema, il suo modo di fare sparisce un pochino. Nonostante non sia così entusiasta, la sua poesia e il suo ritmo ha un ritmo e una rima. È il marchio di fabbrica di Nazuki e funziona perfettamente bene quando quando si rivolge a una platea. Le parole rimbalzano su e giù, come se stessero dando vita al poema. Nazuki finisce e tutti applaudono. Stavo per dire applaudiscono. Nazuki ritorna a sedersi. Non era così male, giusto? Facile per te dirlo. Farei meglio non farmelo rifare. Ah beh, ti senti almeno preparata abbastanza da recitare un poema in fronte ad altre persone? Intendo, farlo di fronte a persone... ad altre persone sarebbe molto più facile. Posso mettere su una faccia, cioè nel senso una maschera per le altre persone. Ma quando sono i miei amici, allora è imbarazzante. È una sorpresa, Nazuki. Penso che sarebbe il contrario per me. Beh, la penso così, quindi... Beh, in questo caso non dovrei preoccuparti molto per il festival. Detto questo, voglio ringraziare tutti per essere passati. Potrebbe essere difficile, ma spero abbiate un'idea di come funzionano le cose. Fate voi di scegliere un poema esercitatevi abbastanza prima del festival, ok? Farò i pamphlet, quindi fatemi sapere per tempo cosa reciterete. Ragazzi! Dovrei probabilmente trovare altri poemi, altre poesie da recitare invece. Va bene anche quello. Non deve essere per forza il tuo. Sono felicemente sorpreso dal fatto che tu stia mettendo tutto questo impegno per il club. Mi rendo davvero felice. Nessun problema. Ok ragazzi, penso che sia tutto per oggi. So che il festival sta per arrivare, ma... cerchiamo di scrivere una poesia anche per domani, ok? Ha funzionato così bene per adesso, quindi continuiamo a farlo. E per il festival finiremo col pianificare domani. E dopo avremo il weekend per prepararci.
Lunedì è il grande giorno. Non posso, non vedo l'ora. Posso farcela. Posso farcela. Do it. Va bene. Just do it. Mi alzo. Non c'è modo che sarò in grado di accogliere questo entusiasmo di Sayori e Monica, ma farò il mio meglio per farmela andare giù. Per il meglio del club. E per impressionare Monica. Parole. Allora farò il mio meglio. Pronto ad andare, Sayori? Yep. Guardate voi due. Sembra andare a casa insieme, proprio così. È molto adorabile, non è così? ragazzi, non fatene una questione di stato, ok? Deve essere almeno più piacevole, tuttavia, comunque. Beh, come posso rispondere a questo? Posso? Vorrei catturare un attimo l'attenzione del fatto che sono messe in ordine decrescente. No! Penso che sia casuale. No, però non fa niente, complimenti. Non devi dire niente. Quindi capite di cosa guardo di questo gioco. Sì, io. Esatto. Ecco. Va bene, andiamo. Cammino a casa con Sayori una volta ancora. Anche se sono passati solo pochi giorni, molte cose sono cambiate. Ma oggi Sayori è stato un po' più silenzioso del solito sulla via di casa. Ehi, Sayori! Scusa, stavo divagando. Ah, non c'è problema. Cioè, come al solito, nel senso. Stavo pensando riguardo qualcosa di ieri. No, earlier di prima. Mi piace come... Intendo... Sayori fa fatica a tirare fuori le parole. Balbe. Cioè, praticamente lei mi ha chiesto se Yuri ti chiedesse di camminare a casa con lei. Io cosa faresti? Attento cosa rispondi. Attento. Allora... aspetta, lei è Sayori? No, sì, lei, sì. Lei è Sayori, quindi dobbiamo scegliere se un giorno o Yuri camminare, no, con Yuri, o se continueremo a camminare con Sayori. No, Yuri non è mica... Yuri è quella! E cazzo, allora torniamoci con Yuri. Vabbè, ma non è così facile. A parte quello, cioè, allora, dipende cosa intendi, nel senso... giorno prenderò l'abitudine di andare a casa con no, Yuri, lei dice... o lo farò solo una volta? Esatto, è questa cosa che mi chiedo, perché lei dice se un giorno te lo chiedessi, tu cosa faresti? Cosa faresti? Cioè, il genere di domanda è, mi stai mettendo sulla scena, sì. Oddio. Cioè, se per una volta sì, ma... Però secondo me la prende malissimo. Sì, sì, anche secondo me. Io farei, starei più su... Cos'hai, hai scelto di no? Ho scelto solo. Pensi davvero che ti scaricherei per Yuri? Cioè, in realtà sì, però è meglio non dirglielo. Lei è così bellissima e intelligente. La vedo nel club tutti i giorni. Inoltre, ti piace veramente andare in giro... Ti piace veramente andare a casa assieme. Non rovinerei questo solo per te. Sei così stupido, Kirito. Sciocco. Bacca! Pensi, a volte pensi troppo a me. Yuri si meriterebbe una cosa di questo tipo se lo volesse veramente. Cioè, se avessimo risposto l'altra cosa, avrebbe detto delle cose diametralmente opposte a queste. Sì, tipo che odiamo e ci vado solo. Merda. Non pensi mai a me, non ti piace andare. Ah, vuoi provare? Cioè, se vuoi proprio vedere cosa avrebbe risposto. Ah, proprio tipo Undertale style, tipo. Per curiosità. Ti prego, fallo. Camminerò con Yuri. Perché questo pensiero mi fa battere forte il cuore? Intendo, visto quanto è difficile per socializzare, mi sarebbe orribile rifiutare un'offerta di questo tipo. Quindi, non è così intelligente e bellissimo? No, uguale. È uguale al dialogo di prima. No, ma vediamo dove va a parare. Questo non ha niente a che fare con quello che intendo dire. Ah, l'hai ammesso! Non è cambiato un cazzo. No. Non c'è neanche nessun... Non c'entra niente in... speculare riguardo a qualcosa che non accadrà mai. E magari è il modo in cui invece pensare. Non passerà molto prima che tu non abbia più bisogno di me. Ha bisogno di te? Sayori, non capisco come tu stia vedendo le cose all'interno della tua testa ora. Scusa, qualunque persona è diversa, nessuno nel club ti rimpiazzerebbe mai. Se lo dici tu... Sei andata via un po' contrariata secondo me alla fine. Ma io rimarrei sulla strada che abbiamo scelto per prima. Per giustizia. Per giustizia. Manteniamo sì, la strada che abbiamo scelto per prima. No, scusa. Un altro. Sì, l'altro. Quello lì. Ok. Yes.
Quindi Yuri invece qua Sayori dice ho già deciso, Sayori ho già deciso. Non posso veramente capirti a volte, scusi. Inoltre ha cambiato l'espressione. Sì, esatto. No, adesso è tornato uguale, non ho capito un cazzo. La conversazione deraglia. Mi piace deraglia. Però non entra in una conversazione, quindi ci schianta. E beh, esce... siamo sempre lì. Beh, la conversazione esce dai binari. Esce dai binari, già ecco. Esce dalle linee guida, grazie. No, perché deraglia, Cristo Dio, si schianta. Cioè. È una cosa molto strana per Sayori. Cioè, gli importa. Fregarsene di una cosa di questo tipo. Ma voglio rispettarla e continuare a mantenerla felice. Esatto. E ancora il festival è solo tra un paio di giorni. Chissà cosa succederà. Qualcosa dice che succederà qualcosa di molto. Oh, poi. Ok, salva. Sì, ma io salvo. E se vuoi ti do sto bicchiere d'acqua. Sì, perché sto morendo. Mettete mi piace al video. Simorg maltrattato perché siamo il 23 dicembre e Russo mi spara addosso l'aria fredda. E questa cosa non è ancora fredda quella. Questa è fredda. Poesia a chi la scriviamo? Yuri. Ok, perfetto. Allora bisogna cercare le parole che riguardano Yuri, quindi sicuramente amici. Depressione. Allora però depressione piace a lei. Piacere anche a lei. No, dobbiamo scegliere le parole che piacciono a lei. Esatto. Che rappresentano lei, che rappresentano, che gli piacciono, perché secondo me Fia è di Yuri. Sì. No. E invece di Sayori. Visto, a lei piace qualunque cosa, mai capito? Quindi Memories. Memories, Vanilla. Vanilla. Wrath, forse. Urma. Ok, Pain. No, Sayori. No. Dai. Andiamo, ragioniamo con allora, calma. Allora, Frightening vuol dire spaventoso. A lei piacciono gli horror. Bella lì. Ok. Essenza, Eternità. Dark non ricordo piace, che sì. Piaceva Sayori. Beauty. No, Sayori. Non piace a... Dici, secondo me piace anche a Nazuki. Mail. Cazzo Miger cosa vuol dire? Nature secondo me se... lei mi ricorda tanto, però cazzo c'entra anche tanto con Sayori. Nature, allora lei ha fatto la poesia sul pane e sul procione. Sì, la luna mi ricorda tanto anche a me i romantici come a livello di poesia. Yuri però anche Dark c'entra con la notte. No, Dark era di Sayori, non ricordo io. Sì. Beh, Anima di Nanzo così. Beh, quello Anger di Nanzo. Tenacia, Sconfitta, Imbarazzo di Bru. Whirlwind. Dov'è l'imbarazzo? È imbarazzo. Embrace vuol dire. Mi sono abbracciato tra di abbracciare la causa. Cazzo. Embrace the light. È vero. Sì, allora, Whirlwind. Whirlwind cosa vuol dire? Vento. Esatto. Bella lì. Whistle. Amazing. Hope. Agonizing. Wow. Intellectual. Flea. Jump. Silly. Silly no. Jump no. Flea vuol dire scappare. Intellettuale. Madonna, quante ne sai? Melancoli. Malinconia. Sì, malinconia. Bounce, no, Candy, no, Vivash, no, Fluffy, decisamente no. Io andrei per incontrollabile. Bravo. Oh, incredibile. Horror. Questa tragedia. No, morte. No, secondo me morte è più lei. Le tragedie direi che sì, Yuri. No, la so. Sì, quella al centro non la stiamo cacando di strisce. Vitalità, fantasia, festa, childhood, scars. Scars, cicatrici. Anche entropy castro. Entropia. Sì. Le parole complicate con le sue, anche tipo captive. Heaven sent. Heaven sent. Mandato dal cielo. Ah, ok. Effettivamente mandato dal cielo. Ok, quindi non direi di no. Mentre se sensazione. Oh, ma incredibile. Le cioccolata a me. Cioccolata! Last, mi ricordo che era Last. Mamma mia. Inferno. Papà. Cicola che papà. Papà. Come Destiny? Mamma mia signori, è Destiny. Incredibile. Destiny. Quando uno piacciono le boobs o meglio che mi impegno per capire questo personaggio e l'ho anche detto in... ancora allora no kawaii Doki Doki. Ma in realtà Doki Doki se non mi... Lenzi vuol dire paesaggio. Doki Doki può battere cuffie.
Mamma mia, ragazzi, oh, un applauso. Oh. 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 Me. Tra tutti e due, sono l'ultimo ad arrivare ancora. Non preoccuparti, sono appena entrato anch'io. Stiamo ancora esercitando il piano? Sì. Deve avere molta determinazione. Determination. Aspetta che salviamo, perché per il potere della determinazione. Con il potere della determinazione salviamo. Esatto. Iniziare un club e adesso inizierà piano. Beh, magari non è determinazione, ma è solo passione. Ricordiamoci che il club non sarebbe qui se non fosse per tutti voi. E sono super felice del fatto che tutti non vediate l'ora di aiutare per il festival. Ah, non vedo l'ora del festival! Sarà così. Sarà fantastico. Bello! Non ti stavi lamentando di questo fatto proprio ieri, Nazuki? Beh, sì. Non sto parlando della nostra parte di festival. Ma è un intero giorno di scuola dove abbiamo la possibilità di giocare e mangiare tutti i generi. Giocare e mangiare tutti i tipi di cibi deliziosi. Cielo. Sembri leggermente come Sayori all'improvviso. Monica! Do they use fried... Ah, calamari fritti! Ah. Polipo fritto. Sì, squid. Ah, sì. Perché squid? Polipo? Perché sappiamo che squid vuol dire polipo. Squid. SpongeBob. È una cosa molto specifica. Da aspettare. Oh, andiamo! Ti stai dicendo che non ti piacciono i polipi? Tu, di tutte le persone? Non ho detto, non intendevo dire questo. Inoltre, che intendi dire con tu tra proprio tutte le altre persone? Perché è proprio nel tuo nome, et Monica. Ika, è vero, Ika significa polipo in giapponese. What? Non è il modo in cui pronunciare il mio nome. Inoltre quella battuta non ha senso nella traduzione. Non importa. Vedi che parla con te, Monica. Perché? In che senso parla con te? Allora, cioè, il gioco probabilmente è stato fatto in giapponese in originale. Lei ti ha appena detto, però quella parola non ha senso nella traduzione. E Nazuki tipo gli fa, cazzo vuoi dire? E gli fa, non fa niente. Vedi che Monica parla, cioè, palesemente. Non ho capito. Allora, Monica fa, è proprio il tuo nome, Monica, e comunque non è il modo di pronunciare il mio nome. Inoltre, questa battuta non ha senso nella traduzione, come se nella traduzione parla del... con te nel senso giocatore. Esatto, nella traduzione in inglese, dal giapponese all'inglese, questa battuta non avrebbe senso su uno che non sa che Ika vuol dire polipo. È vero. E lei, Nazuki gli fa tipo, cosa? E lei, non preoccuparti. E tra l'altro era la stessa che parlava di Save e Load. Sì. Ma anche... No, non era lei. Sì, era Monica. No, è un'altra cosa stavo pensando. Quella del buco? Quella che ti guarda attraverso... Sì, era sempre Monica. Era sempre Monica. Sì. Ok, allora... Concentriamoci per... Questa faccenda mi puzza. Esatto. No, adesso... Concentriamoci sul nostro evento per adesso, ok? va bene. L'operazione non è così divertente come quella di Yuri o di Sayori, comunque. Scusatemi. Dov'è Sayori, comunque? Oh, eccoti qui. Sayori si siede all'ottavo nell'angolo della stanza, guardando abbiamo scelto la strada in cui diciamo che camminiamo sempre con lei, giusto? Sì. Quindi non è depressa perché è venuto, ok. Cammino verso di lei. No, ehi, Sayori! È depressa. Muovo la mano di fronte alla sua faccia. Stai divagando ancora? Scusa. Non fare caso a me. Vuoi parlare con tutti gli altri? Va tutto bene? Certo che sì. Perché non dovremmo andare bene? Sembra che tu sia un po' giù di morale. Scusa per supporre le cose. Ragazzi, ti preoccupi davvero molto di me. Sto bene, non vedi? Se io mi mostro un grande sorriso. Non lasciarti distrarre dal divertirti con gli altri. Ok, va bene, se dici così. Guardo preoccupato a Sayori prima di tornare indietro da tutti gli altri. Ma la conversazione si è già dispersa. Tutti gli altri sono ritornati alle loro attività. Magari dovrei chiedere a Monica se ha notato niente riguardo a Sayori recentemente.
scusa, e chi meglio dovrebbe saperlo se non Kirito? Ma Kirito lo vede solo all'andata, al club e al ritorno. Ultimamente sempre. Però Monica sta dicendo il protagonista e Sayori sono molto assieme, molto più del tempo che lui passa con lei, perché stanno preparando per il festival. Vabbè, cose. Mi approccio timidamente a Monica che sta... Shuffling che cosa? E sta infilando attraverso... Ah, sta mettendo a posto delle foglie dalla sua... No, ho letto shuffling e mi sono triggerato. Kirito, come va? Potrebbe suonarti un po' strano, ma... Hai notato niente di strano con Sayori recentemente? Niente di strano? In che senso? Magari... sto esagerando, ma... mi sembra molto giù oggi. Oh, lo pensi davvero? Non posso dire di non aver notato niente riguardo a lei. Monica guarda attraverso la stanza verso di Sayori che sta... sta trascinando una gomma, un cancellino praticamente su e giù quello del banco. Sì, come per caso. Sì. Magari qualcosa le passa per la testa. Ma sono sorpreso che non sia io a chiederlo a te. Sono sorpreso del fatto che non sia io a chiederlo vedi, a te. Quello, quello che intendevo. E infatti Monica dice, certamente la conosci molto meglio di me. Sì, ma non è mai così. Parla sempre di me, delle cose che le infastidiscono. Ma questa volta quando le ho chiesto era molto sprezzante. È vero, sprezzante. Che cose colte. Scusa, so che non è un tuo problema. Volevo solo chiederti se avevi notato, se sapevi qualcosa. Ma lasciamo perdere. No, no, è importante anche per me. Intendo, sono anch'io amico suo. E mi interessa anche la salute dei miei membri del club, lo sai? Magari proverò a parlarle dopo. Sei sicuro di ciò? Sembrava come se volesse essere lasciata stare. Sei sicuro? Magari ha avuto solo un... Cioè, ha trascorso... dei momenti difficili. Dei momenti difficili con la persona che gli interessa. Persona di interesse? Che cosa intendi dire? Intendo dire che magari la cosa che passa per la mente sei tu, Kirito. Io? Cioè, dai! Come fai a pensare come fai ad aggiungere a questa conclusione? Beh, probabilmente non dovrei dire molto. Monica è chiaramente una visionaria. Sayori parla molto più di te che qualsiasi altra cosa, lo sai? È stato così felice da quando hai deciso di entrare nel club. È come se un'altra luce si sia accesa all'interno della sua testa. Cosa? No, è impossibile. Sayori è sempre così. È sempre piena di luminosità. Sempre solare. Esatto, sempre solare. E non è diversa da come è sempre stata. Sei così divertente, Kirito. Hai mai pensato al fatto che l'hai sempre vista così allegra perché tu sei nelle vicinanze? Ah, ho detto troppo. Mi spiace. Che cosa posso fare comunque? Non intendevo saltare le conclusioni. Quindi dovresti dimenticarti quello che ho detto. Lei non ce la racconta tutta. Qui il gatta ci copa. Proverò a parlarci. Quindi prova a non pensarci per adesso, ok? Ah, va bene. Monica sorride. Significativamente. Significativamente? Proprio non capisco come possa uno sorridere significativamente. Tipo... Invece dice fino di significato. So che ha detto di dimenticarsi di tutto ciò, ma non, so non che riesco... non sono in grado di dimenticarmi le sue parole. Esatto. Dalla testa. Monica si alza dalla sua cattedra, dal suo banco e cammina attraverso la stanza dove Sayori è seduta. La guarda ginocchiarsi vicino a Sayori e parlarle gentilmente. Ma lascia il suo tono di voce basso così non lo posso sentire. Sospiro e mi siedo basta. So che Sayori mi ha detto di non preoccuparli e di divertirmi con gli altri, ma è impossibile farlo quando il suo comportamento è di questo tipo. Esattamente quanto mi importa di lei, visto che sto lasciando che questo peso per l'appunto mi faccia sentire così triste. Adesso sembro io quello che si sta comportando fuori dall'ordine. Stavo pensando una cosa. Se la cosa che quando c'era il momento della scelta di camminare con Yuri, stavamo tornando da scuola e questa cosa qui, a questo episodio, succede il giorno dopo, questo vuol dire che siamo stati noi gli ultimi a vedere Sayori felice. Sì, è vero. Sì. Quindi conclusioni, ha fatto un brutto sogno. O siamo stati noi,
Ma come possiamo essere? Ma come possiamo essere deludenti? Appunto, ed è questo il problema. Oppure sono interventi esterni che sono successi. Ma non c'è niente che io possa fare oltre che aspettare Monica. Perché sembra che io sia osservato. Mi guardo attorno alla stanza. Impressionante noto Yuri che mi sta spiando dal suo libro. Ma lei guarda altrove. Sì, non puzza di ecco, no, tanto velocemente con una... Flustered? Sì, nel senso una faccia che ha arrossito. Ah, ok. Realizzo che non andremo da nessuna parte in questo modo. Non ho mai visto Yuri avvicinarsi a qualcuno per iniziare una conversazione di sua iniziativa, quindi non ho altra scelta che approcciarmi. Adesso come adesso è molto più semplice per me fare questo. Mi alzo dal mio banco e mi siedo di parte al suo. Non intendevo disturbarti o cose di questo tipo. Rilassati. Non hai fatto niente. Ma potevo dire che volessi essere stato da solo con i tuoi sentimenti. Pensieri. Da solo con i tuoi pensieri. Con i miei pensieri. Come eri in grado di capire che stavo pensando così, in questo modo? Beh, è qualcosa che faccio molto. Quindi non è difficile per me immaginare capire, una cosa di questo tipo. Capire cosa provi in base alla tua postura e alla tua espressione. Esatto. Non che io stessi spiando o cose di questo tipo. Non farei mai una cosa così inquietante come quella. In ogni caso, penso che tu abbia ragione. Mi scuso se ti ho causato disturbo. Questa qui credo sia un proverbio, barra no, frase filosofica. No, sì, è una frase filosofica della serie. I tuoi problemi sono solo i problemi di quelli che vogliono condividere quello stesso problema. I tuoi problemi sono gli stessi di coloro che vogliono condividere con te i problemi. Con te lo stesso problema. Lo stesso problema. Esatto. Sì, Yuri, va bene. Ovvio, ci sono anche quelli che sono più a proprio agio tenendoli per se stessi questi problemi. Ma se tu preferissi condividere quello che passa per la tua testa, allora sarei felice di ascoltare. Non è niente di che. Sono solo un po' strano riguardo a Sayori. Mi sento un po' strano riguardo a Sayori. Sayori? Sì, siamo un po' giù di morale oggi. Quando gliel'ho chiesto, non ha voluto ammettere. Non ha voluto parlare con me. Quindi non posso fare altro che pensare se qualcosa le è accaduto qualcosa. Oh, è molto romantico. Scusa! Non volevo dire qualcosa di stupido. Non è così, è solo che non voglio che tu fraintenda. Sayori e io siamo stati amici per così tanto tempo. E solo amici, sottolineo. È tutto qui. Ah, capisco. Allora forse non è usuale per lei essere così... Cos'era? Cos'era dismissivo? Sprezzante. Sprezzante per te riguardo ai tuoi sentimenti. Magari sto solo leggendo troppo dalle righe. Kirito. Il mondo è pieno di significati, a volte nascosti sotto la sottigliezza di un sospiro. Sì, e ci sono così misteri non raccontati sotto ogni persona. Non importa quanto bene tu le conosca. Ah, quindi pensi che ci possa essere qualcosa sotto dopo tutto? Penso che Sayori è una persona molto complicata, è complicatissima. Vabbè, Still c'ha le tette, quindi. Cosa? C'ha comunque le tette. Quindi può essere complicata quanto vuole, va bene comunque. Le sue maniere all'esterno questi non la sono fanno... i veri ideali, sì. Pericolosi. Le sue maniere all'esterno non la fanno. Non coincidono sempre con quello che sta passando per la sua testa. E potrebbe non essere sempre come vuole. Ho dato un strano comportamento oggi anch'io. Anch'io sono preoccupata per lei. Ma in ogni caso, sembra che lei occupi completamente i tuoi pensieri, non è così? Beh, penso che sia il caso. Sai, Ori. Significa veramente molto per te, non è così? Penso di sì, ma non c'è bisogno di metterlo in quel modo, ok? Siamo solo buoni amici. Ecco tutto. Incredibilmente, guarda nel profondo dei miei occhi. La sua espressione è gentile e curiosa, come se stesse cercando per qualcosa. Imbarazzato, distolgo lo sguardo. A volte i misteri di una persona sono sconosciuti perfino per se stessi. E tu, per qualcuno così onesto e che si prende cura degli altri, potrebbe scoprire sentimenti di cui non è a conoscenza. Questo è quello che penso. Sarebbe una persona veramente fortunata ad averti
che tu ci tenga così tanto a lei, Yuri. Mi stai dando troppo credito. Sono un ragazzo molto semplice. Quindi penso di essere parecchio bravo a capire i miei sentimenti. Non sono minimamente sofisticato come te. Ah, non è un complimento, non è così. È quello che è. Comunque, finché siamo qui, perché non facciamo un po' di... perché non leggiamo un po'? Beh, finché ti va bene. Sì, dovrei comunque distogliere la testa, cioè distogliere i miei pensieri da tutta questa cosa. Quindi perché non andiamo avanti e cominciamo? Sì, facciamo. In realtà ho una richiesta. Ti dispiace se faccio un po' di tè prima? No, per niente. Allora, grazie molto. Se qualcosa che può rendere la mia lettura molto... cioè, migliore, è una... non è molto migliore, è migliore punto. È una bella tazza di tè. Asgore sei tu. No, senza menzionare te, anche te. Ah, ok, io ti rendo la tua lettura migliore. Ok. Lui si alza e si va. Non si alza? Non posso. Si alza, non mi si alza. Non posso fare a meno di pensare. Se avessimo scelto l'altra strada, quella. Lorenzuki? No, quella che. Tornavi a casa con Yuri. Tornavo a casa con Yuri. No, ma non tornavi a casa con Yuri. Sì, avresti potuto. Avresti potuto? In questo momento Kirito si farebbe le pippe mentali dicendo: cavoli, sono stato io ad aver detto quella frase. E quindi secondo me anche la conversazione con Yuri è un po' differente, sarebbe stato un po' diverso. Lui si alza e si avvia verso l'armadio. La seguo e la guardo mentre tira fuori, no? Preso un bollitore dallo scaffale. Sì, il genere con un filtro, sì, è una... ah, una teiera. Un genere con un filtro all'interno. Puoi tenerlo per un secondo? Per sì, stavo aspettando. Sicuro? Yuri mi passa il bollitore. Tira fuori un fornello elettrico. Ah, Ketto il fornello, sì. Lo collegherò alla cattedra del professore e dopo andiamo a prendere un po' di... Mi passa in parte, metto il fornello alla cattedra, guardo semplicemente i suoi movimenti. Cioè, il modo in cui si muove è in contrasto con il suo modo di parlare. Cioè, semplicemente per via delle sue lunghe gambe, gli sembra elegante e metodico. Non solo per le gambe. Okay. Potrei avere il bollitore? Grazie, allora tornerò subito. Beh, potrei anche camminare con te? Sì, perché no? Vedi, se avessimo scelto l'altra cosa adesso sarebbe... Ah, dici? Molto diversa, sì. Secondo me, la faccenda. Dove andate? Siamo solo... Yuri voleva fare del tè, quindi... mi rendo ben presto conto di quanto strano sembra spiegare questo a Monica. Stiamo solo riempendo il bollitore. Ah, ok. Scusa, ero solo un po' curioso. È il genere di lavoro per una sola persona, non è così? Monica, per favore. No, posso dirlo terra a terra? Sì. Fatti i cazzi tuoi. Per favore, occupati delle tue... l'unico modo in cui puoi tradurre questa cosa è fatti i cazzi tuoi. Basta. Yuri dice: Monica, per favore. Fatti gli affari tuoi. Sì, esatto. Fatti gli affari tuoi. O vuoi dirmi per caso che c'è qualcosa di sbagliato ad aiutare... Kirito nell'attività di club? No, ad aiutare Kirito? Ah, no, nell'aiutare che coinvolge Kirito nell'attività del club? Cioè, dalla blastata... La mia bocca si... non lo so. Sigilla? No, sì, probabilmente sigilla. Io... Cioè, la blastata sul posto... penso che non ci sia niente di sbagliato con quello. Allora andiamo, Kirito. Mi riesce velocemente dalla stanza, io la seguo. Una volta nel corridoio. Non c'è più la musica. Non c'è più la musica, davvero? No. È vero. Una volta nel corridoio metto il palmo delle mani contro il muro. Cosa? Ho parlato senza pensare. Come ho potuto dire una cosa di questo tipo, Yuri? Ho solo... Bastati! Ma è palese ormai. Sì, tra un po' tirerà fuori il coltello e ciao. Qualcosa, il modo in cui lo dice, mi ha fatto sentire così irritato. Irritata? No. Minchia, c'è una bella differenza. Magari ti ha reso con la sorpresa. Con due attributi che fa paura, però dai.
Minchia, che belle prossime. Cosa c'è di sbagliato? No, Yuri, penso che tu abbia fatto la cosa giusta. Non me lo aspettavo, ma... No, comunque, cioè... Non è... Cioè, no, sentire... Giocare al gioco con le musichette allegre e se, vederlo adesso, giocarci adesso senza musica lo rende inquietante in una maniera. Sì, sì, cambia completamente. Ma pensa anche alla situazione. Cioè, insomma, così è quello che ti fa... Ah! È quello il problema. Che parte dei jumpscare qui. Non è comunque giusto per Monica giudicare le persone in quel modo. Chiesa. È cambiata. È cambiata la musica. No, come può essere che quando faccio qualcosa di sbagliato... Però rispetto all'allegria di prima... Tu sia felice, cioè tu sia gentile con me. Perché... Niente di quello che fai è così brutto come lo fai sembrare nella tua testa. Nessuno è perfetto. Abbiamo emozioni e non possiamo sempre nasconderle. Ma tu amplifichi sempre queste cose nella tua testa. La tua mente... fa diventare una pioggia leggera in un uragano, trasforma una pioggia leggera in un uragano. Ah, no, non mi diresti per qualcosa così terribile come quello? Perché dovrei odiarti? Non posso odiare qualcuno solo per avere delle emozioni. Che genere di amico sarei? Amico, dici? Allora, queste cose in realtà... No, questa cosa in realtà è molto fraintendibile, nel senso che, se ti ricordi, lei, prima, quando stavamo leggendo le poesie, gli avevamo chiesto, ma scusa, non le hai mai condivise con nessuno? Lui aveva detto, no. Non le hai condivise mai neanche con i tuoi amici? E non aveva risposto. Ah, sì. Quindi dici, finalmente uno mi considera amico. Un amico, esatto. Potrebbe anche essere inteso come solo secondo amico. Me sì. Solo come amico potrebbe essere anche. Sì, ma in questo caso, conoscendo Yuri come personaggio, direi che è più indicato questo. Vabbè, per le scelte anche che abbiamo fatto fino adesso. Staremo a vedere. Yuri solleva la sua testa. Kirito. Andiamo. È davvero bello essere amico con te. Grazie, Yuri. Mi piace essere anche tuo amico. È bello per me anche essere tuo amico. Mi sembra infatti strano dire una cosa di questo tipo, ma sto facendo del meglio per aiutare Yuri a sentirsi meglio. Comunque, sì, andiamo? Sì. Yuri e io camminiamo la fontana d'acqua più vicina, una volta che riempiamo l'acqua, ritorniamo alla classe. Cioè, fammi capire, loro riempiono la teiera con la fontana e non nel... La fontana nel senso, sai che nelle cose americane ci sono le fontanelle là. Ok. Kirito, ti piacerebbe del... Olo, è un tipo di tè, si chiama Olo. Sì. Ma tutto bene. Mette la temperatura a 200 gradi, sì. Del fornello. Minchia, penso che siano, non penso che siano gradi centigradi, perché sennò prende fuoco qualsiasi sarà cosa. Sarà Fahrenheit. Sì, sarà Fahrenheit. Adesso è il tempo per la teiera. Veramente questo è il mondo giusto, non è così? Certo. Non dovrei impegnarmi meno del solito per quando faccio il tè per gli altri. Anche se non sono un esperto di te o cose di questo tipo? In quel caso, allora sarai ancora più impressionato. Ah, magari lo sarò. Penso apre la teiera e comincia a misurare le foglie di tè. Sì. Parla a se stessa. Cioè, misuring più che misurare, dosare le foglie. Sì, esatto. Devi essere di buon umore adesso. Ah, è così? Lo stavo mostrando, praticamente. E tu l'hai notato. Ce lo stavo dando a vedere. Stavo pensando anche. E deciso che proverò a esprimermi un po' di più. Sembra che non sia così difficile per me, così tanto difficile per me dopo tutto. Quando tu sei in giro comunque. Ah, molto bene, Yuri. Solo non esagerare, ok? Ti preoccupi se non l'ho mai chiesto. È molto... Sì, premuroso, secondo me. Ha sparato a caso. No, ma può andare, con la traduzione è che... Ragazzi, sono le 23:13, anche con il traduttore comincia a farsi sentire. Che cosa? Yuri non stava scherzando. Non so se posso tenere testa con questo. Guarda Yuri che versa una tazza di tè per ognuno di noi. Kirito, ho un'altra richiesta. Request. Ho un'altra quest. Beh, ti dispiace se ci vediamo per terra per oggi? Perché? È un po'...
più semplice per la mia schiena. Ah sì, posso leggere con la mia schiena appoggiata al muro piuttosto che appoggiarmi al tavolo. Ah, scusa, non me ne ero accorto. Non preoccuparti. Ho un mal di schiena praticamente regolarmente, quindi faccio del mio meglio per conviverci. Ah, è così? Mi chiedo perché. Probabilmente perché per colpa della mia... La tua postura, giusto? Sei sempre... In effetti... Sei sempre chinata? No, non è sempre così, come sto facendo adesso. No, ma lui sta dicendo, sei sempre chinata quando stai leggendo. Ah, ok. Sì, ma, cioè, veramente non avete colto una cosa? Cioè, siete stati qua a dire, oddio, tette grosse, adesso che lei vi la serve su un piatto d'argento sul fatto che c'ha mal di schiena? Ah, già, le tette troppo grosse sbilanciano. Cioè, veramente, cioè... È lui quello ossessionato, io sono quello allora... imparziale. Cioè, ve la sbattute proprio su un piatto d'argento? Sì, però vabbè, però... Perché cioè... non lo fai in faccia? No, sarebbe meglio in faccia, però... Su piatto d'argento, secondo me ti fai molto male in faccia. Cioè, è un dolore piacevole. Talmente grosso da far venire mal di schiena, no, dai. C'è un limite a tutto. No, è possibile, è molto possibile. Allora, history. Sì, ok, andiamo avanti. Mi chiedo perché. È molto probabilmente per il mio... La tua postura è tutta... Sì, la postura... Sì, tipo... Sempre chinata per leggere. Sì! Ho una terribile... Sì, proprio quello che hai ragione. Ho una terribile postura da lettura. E quindi per questo motivo che dovremmo sederci sul pavimento. Beh, sembra giusto. Sembra giusto. E poi si chiama chi? Cose. Allora, andrò avanti a prendere il libro. Tiro fuori il libro dal mio zaino. Ah, e ho del anche del cioccolato. È una... un sacchettino di cioccolato, di caramelle di cioccolato che tempo lontano da Sayori. Dal radar delle caramelle di Sayori. No. Lo prendo, visto che vanno bene con il tè. Cioccolato e tè proprio no, caro mio. Giuri e io ci sediamo contro il muro, con le tazze ai nostri lati. Itadakimasu. Con l'acqua proprio, Mi sono lavato pure un po' il telefono. Ma fa niente. Quando fai a pane e acqua, ma sei così povero che non c'è manco il pane. Ale. Come se fossimo in sincronismo. Allora vai, ma tipo tu, va. Allora. Come se fossimo in sincronismo. Leggiamo all'unisono, tipo? No, assumiamo la stessa posizione della lettura. La lettura? Dall'ultima volta. E ognuno, ognuno regge la metà libro. Sì. Sai che c'è anche la barra spaziale per andare avanti, magari? Eccetto stavolta. Sì, i nostri corpi sono ancora più vicini. Ok. Non posso vedere molto bene. Yuri si avvicina ancora di più e le nostre spalle si toccano. Come posso concentrarmi in questo modo? Yuri è sempre così carina, ma quando è... Posso immaginare la scena, tipo, io sono Kirito. Kirito, stai leggendo? Sì, sì. Ma quando è un po' meno apprensiva e sembra... È molto più di quanto gli possa reggere. La tua tazza... Yuri mi passa la tazza. Tenendola con la mano quando sta tenendo il libro, finisco in una posizione che rende ancora più difficile concentrarsi. Perché adesso devo preoccuparmi di... perché adesso devo preoccuparmi di stare attento a non toccare accidentalmente il suo petto. Ops! Non l'ho fatto apposta! Yuri non ha notato niente. Indossa la stessa intensa espressione da lettura che posso solo presupporre che ha fatto scomparire il mondo intorno a lei. Uso tutta la mia forza di volontà per concentrarmi a leggere. Dopo un paio di minuti finalmente riesco a rilassarmi. Metto la tazza di tè tra le mie gambe e inizio a scartare la cosa di cioccolato, la carta delle caramelle del cioccolato. Ah, scusa. Lascio andare lì il libro e finisco di aprire l'incarico. Puoi averne quante vuoi. Ah, beh. Ok. Ah no, non ne prenderò nessuna. Sei sicura? Beh, se le mai... Potrei sporcare le pagine, esatto. Ah, hai ragione. Non ci avevo pensato. Colpa mia. Non c'è bisogno di scusarsi. Terrò io il libro, ok? Sei sicura? Sicura? Oh! Hai schippato malamente il dialogo? No, posso nascondere?
per vedere meglio le immagini. Potevi abbassare un po' l'inquadratura al sviluppatore del gioco. Io apro il libro con entrambe le mani. Lo tiri in mano lei, così non ho nessuna difficoltà né per leggerlo. E allora, ma come risultato, il suo braccio sinistro è praticamente sulla mia gamba. Sì. Beh, in questo caso Yuri è completamente concentrata sul leggere ancora. Prendo un pezzo di cioccolato e lo mangio. Dopo prendo un altro cioccolato e lo passo a Yuri. Adesso lo aiuto. Non guarda neanche, non disturba neanche lo sguardo dal libro. Semplicemente apre le sue labbra come se la situazione fosse completamente naturale. Ma la situazione, ma la cosa non si ferma qui. E vedi, gentilmente piazza il cioccolato nella sua bocca. Quando è apparso quello, adesso. E proprio in quell'istante Yuri chiude le labbra intorno al cioccolato. La espressione di Yuri improvvisamente si rompe. Io ho appena... Yuri guarda come se avesse bisogno di conferma per quanto appena è successo. Kirito... scusa! penso che non avrei dovuto fare quello. Stavi solo aiutando? È qualcosa che gli amici fanno, giusto? Intendo. Giusto? Non in questo genere di contesto, ma sì, è tutto quello, cioè, nel senso, tutto quello che stavo facendo era quello. Sì, allora non devi fermarti o altro. Capisco, la situazione si è diventata molto molto tesa. Yuri continua a ritornare al libro, ma posso dirlo dalla sua espressione che non riesce neanche lei a concentrarsi adesso. Il mio cuore sta battendo. Prendo un altro pezzo di cioccolato tra le mie dita, ma questa volta i miei occhi, quindi Yuri, si incontrano. Come siamo arrivati a questo? Yuri non distoglie il suo sguardo. Noto, leggi bene, il suo petto che si alza, si abbassa al ritmo del suo respiro. Alzo il mio braccio. Kirito guarda il petto di Yuri solo per notare il respiro. Questa è una scusa. Sto guardando il respiro. Giuro. Sto dicendo? Alzo il mio braccio. Come prima Yuri apre le labbra, ma questa volta è diverso. Prendo il cioccolato, lo metto ancora in bocca e sento il suo respiro caldo sui miei... Simo, Simo.